In regione Campania l'epatite C ha un indice di prevalenza del 2,3% della popolazione adulta, che arriva all'8,2% quando si parla di fasce di età tra i 60 e i 70 anni, e stiamo parlando chiaramente dei casi diagnosticati. Su questo problema l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha determinato degli obiettivi per il debellamento della malattia da raggiungere entro il 2030. L'Italia ha iniziato questa battaglia e ha l'obbligo di continuare le azioni che sono state già messe in campo. Per raggiungere l'obiettivo è molto semplice, bisogna solo fare dei test gratuiti per mettere fuori soprattutto i casi ancora asintomatici, ma soprattutto rifinanziare il fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi. L'impegno quale sarà in Consiglio regionale? Sarà di finanziare queste due cose, test gratuiti e acquisto di farmaci innovativi, per fare in modo che anche prima del 2030 questa malattia possa essere debellata.